Grazie Presidente. Signor Ministro, la Sardegna paga da anni un prezzo altissimo per via dell'asservimento a fini militari di ampie zone di territorio. Il 65% delle servitù militari italiane si trovano sull'isola e le aree vincolate a mare superano la superficie dell'intera Sardegna. In più, nel mese di maggio di ogni anno si svolgono imponenti esercitazioni. Nel secondo semestre di quest'anno sarebbero previsti nuovi programmi esercitazioni a fuoco nei poligoni militari, esercitazioni contro cui si è espressa all'unanimità la componente regionale del COMIPA, il Comitato Misto Paritetico per le Servitù Militari. Uno studio dell'Università di Cagliari dimostra che le compensazioni attuali sono insufficienti a risarcire territori e comunità. La dipendenza dall'economia militare ha ostacolato la formazione di capacità imprenditoriali che possano contribuire al loro sviluppo. Chiedo quindi al Ministro, visto l'impatto socio-economico-ambientale negativo causato da servitù ed esercitazioni, quali iniziative intenda portare avanti per una progressiva smilitarizzazione della Sardegna, la riduzione dell'impatto su ambiente e salute che consenta un'economia di sviluppo sostenibile del territorio. Grazie. Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha facoltà di rispondere. Grazie Presidente. Onorevole Ghirra, voglio, rispetto alla sua domanda, con la sincerità dovuta al Parlamento, voglio spiegare che l'attuale quadro strategico non consente di ragionare in termini di riduzioni dell'attività addestrativa delle Forze Armate. Ciò detto, il Governo e la Difesa assicureranno per contro ogni possibile contributo per lo sviluppo sostenibile della Regione Sardegna attraverso ulteriori investimenti volti ad incrementare la ricerca scientifica, lo sviluppo tecnologico, l'innovazione anche in chiave duale, nonché programmi di sviluppo industriale e civile, non solo militare, a testimonianza della centralità che per noi la Sardegna ha nello sviluppo del Paese. La Sardegna costituisce un territorio chiave per gli investimenti a difesa, come dimostra la recente inaugurazione dell'International Flight Training School, uno dei centri più avanzati al mondo per l'addestramento di piloti. Ed è per questo che la Difesa collabora quotidianamente con la Regione Sardegna al fine di individuare concrete soluzioni per la condotta delle attività militari in un quadro di sviluppo armonico con la società civile, rispettoso dell'ambiente, della salute e della vita quotidiana di popolazioni a noi particolarmente care. Ritengo precisare che il dato percentuale a cui fa riferimento, oltre il 60%, è una misura della percentuale di ripartizione del contributo finanziario previsto per le sole regioni a statuto speciale, quindi non identifica la percentuale di presenza militare in Sardegna rispetto a tutto il territorio nazionale. Quelle che lei chiama servitù militari non gravano solo sulla Sardegna, anche sulla Sardegna. Nel tempo è stata riservata alla Regione una sempre maggiore attenzione, culminata con la costituzione della cabina di regia a seguito del protocollo del 2017 tra Ministero e Regione Sardegna. Recentemente rinnovato, sono state accolte specifiche istanze del territorio, formalizzate in appositi protocolli di intesa, in grande parte avviate e concluse in diversi stati di progresso. A titolo esemplificativo, la sospensione dal 1 al 30 settembre di ogni anno, nonché nel periodo delle festività pasquali e natalizie, delle esercitazioni, l'apertura estiva a tutta la cittadinanza delle spiagge situate in prossimità dei poligoni Teulada e San Lorenzo, la cessione al comune di Teulada della spiaggia di Porto Tramazzu con le relative pertinenze. Relativamente agli aspetti ambientali, evidenzio come la Difesa abbia avviato ormai da tempo molteplici percorsi virtuosi finalizzati alla protezione dell'ambiente dei cittadini. In particolare, sui poligoni sono stati recentemente sottoscritti e implementati disciplinari d'uso sottoscritti con l'autorità regionale e specifici disciplinari ambientali che prevedono, tra l'altro, specifiche campagne di raccolta materiale residuale di esercitazione nel pieno rispetto del codice dell'ambiente. Per quanto riguarda la compensazione, si configura con le seguenti modalità: la corresponsione annuale di circa 17 milioni di euro come indennizzo ai pescatori, l'erogazione di un contributo di cui l'articolo 330 del decreto legislativo 66 di 1 milione di euro, la convenzione per l'utilizzo da parte dei pastori delle aree non utilizzate per esercitazioni per un'area di oltre 2.600 ettari, e l'erogazione di 80.000 euro al comune di Teulada. E con la presenza di 12.500 militari che con le proprie famiglie costituiscono un prezioso patrimonio civile, culturale, economico e sociale. Ha facoltà di replicare la deputata Ghirra. Sì, grazie Presidente. Il Ministro capirà che non sono affatto soddisfatta di questa risposta perché la nostra visione di sviluppo del territorio non è certo legata all'economia di guerra delle esercitazioni. In questo caso la nostra isola ha enormi potenzialità. Gli indennizi non sono sufficienti a garantire lo sviluppo economico e sostenibile del nostro territorio. Non è certo da addossare a lei la responsabilità di questa situazione.
situazione è una storia che va avanti da decenni, però appunto la cabina di regia e i tavoli tecnici non stanno producendo, a mio avviso, le necessarie soluzioni per l'armonizzazione delle esigenze della difesa con quelle dei cittadini che abitano quei territori. Non c'è una consapevolezza reale dei limiti che la presenza delle servitù e dei poligoni creano nei territori, anche da un punto di vista ambientale. Non si parla mai di bonifica, nonostante persino la Corte dei Conti abbia invitato il governo a intervenire per riqualificare quei luoghi che sono profondamente inquinati dalle esercitazioni che si svolgono da troppo tempo. Io davvero non ho grande fiducia, ma spero che ci possa essere una riflessione profonda rispetto alle esigenze che una terra come la nostra ha e ai benefici che non arrivano da questo tipo di politiche. Grazie.